Sì, è lei. Questa è la sua sacca. È stata strangolata e gettata da un'auto in corsa. Da quale macchina e chi abbia compiuto il gesto ancora non sappiamo. Non ci sono testimoni. Oh mio Dio. Era andata in palestra. Le avevo telefonato proprio lì. Per dirle che non potevo raggiungerle e che prendesse un taxi. Ma che cosa le hanno fatto? Non è stata violentata né rapinata. Nella borsa aveva 200 marchi. Mi perdoni la domanda, le dispiace dirmi che tipo di rapporto aveva lei con questa ragazza? Vivevamo insieme. Appena avuto il divorzio l'avrei sposata. Signora, lei conosceva Hannah Shida? Sì, un tempo lavorava in casa nostra. Ci abitava anche. Nel seminterrato. Ah, questo noi non lo sapevamo. Scusi se glielo domando, la relazione tra Hannah Shida e suo marito è iniziata in questa casa? Sì, è iniziata nel seminterrato. I signori sono della polizia criminale. Stanno guardando la macchina di tua madre e si chiedono se vi è stato commesso un omicidio. Cosa? Cosa? Lei ha provocato questo omicidio col suo atteggiamento, perché lei... era capace di fare impazzire chiunque. Così come ha fatto impazzire mio padre. Questo gli ha fatto quella ragazza. Finiscila adesso! Tornare a casa. Sì, vieni. Qui hai troppi ricordi. Non è il caso che tu ci rimanga. Non ce la faresti mai. Vuoi che ti aiuti a preparare le valigie? È di nuovo qui! Papà è di nuovo qua! Sei ritornato? Oh. Ti aiuto, papà. Te le porto io le valigie. Dai, che te le porto io. Bravo, portale in camera sua. Certo, certo. Che bello che sei tornato. È tornato, vero? Ma certamente, papà è tornato. Sì. Perché è più esaltato del solito? È fatto così, lo conosci? Lei è l'amico di quella maestra d'asilo? Sì, certo. Non volete entrare? Volentieri. Viene spesso qui? Sì, abbastanza. Mi piace stare con i bambini. Lei non prova una grande compassione per quella ragazza che è stata uccisa? Perché dovrei? Quella ragazza ha commesso un errore gravissimo, non riflettendo sulle conseguenze di quello che faceva. E ha sbagliato. Dunque nessuna pietà. Che cosa vorrebbe che le dicessi? Dica semplicemente sì o no. Quello che le è successo non mi interessa. Mi hanno chiesto se provavo compassione per quella stupida ragazza. Tu cosa hai detto? Io? Tu che cosa credi? Dillo. Ho detto no. Grazie. Che voleva? Pensa che potresti averla uccisa tu. Io? Sì, ha domandato quali fossero i tuoi rapporti con tuo padre. Le tue reazioni quando lui se n'è andato via di casa. Ero a terra, è naturale. Gli hai parlato di questo? Sì, non ci ho trovato niente di male. Che altro voleva sapere? Mi ha chiesto della notte del delitto. Se per caso avessi avuto qualcosa da dire. E l'avevi? Ho preferito non raccontargli che ti avevo prestato la mia macchina. Se gliel'avessi detto, sarei proprio stato fregato, eh? Quelli controllano tutte le macchine. Hai notato qualcosa nella tua? Che cosa avrei dovuto notare? Che ne so io. Magari può esserci qualcosa che mi accusa. Credono che sia io l'assassino. E se lo fossi? Già, e se lo fossi?
È proprio pazzo. Lui lo è di sicuro. Ma forse lo siamo anche tutti noi. Dunque, sono uscito... Naturalmente non so proprio il minuto esatto, e neanche Birgit. Oh, vi ha detto qualcosa? Risponda alla domanda. Verso le 10, poco più, poco meno. Beh, e allora coincide? E uscendo si è diretta subito verso casa. Ah, capito. Cosa ha capito? Siete riusciti a sapere che io andavo spesso alla palestra. Ci andava? È chiaro che qualcuno deve avermi visto. Ah, dunque lei ci andava spesso. Sì, per un motivo evidente. Provate a mettervi nei miei panni. Mio padre pianta la famiglia per una ragazza. Questo è indiscutibile. Non mi è andata giù, capite? Mi sono detto, questo non esiste. Perciò sono andato spesso lì. E sapevo che lui andava sempre a prenderla. Ho visto lei che usciva. Era tutta felice, su di giri. E lui che l'abbracciava. Era una cosa tremenda. E la notte poi dell'omicidio? Quei due lì insieme. Ma non stava né in cielo né in terra. Quando li vedevo, era un errore pazzesco. Lei quella notte è andato alla palestra ed è rimasto ad aspettare in macchina. Dice? Sì. Ha visto uscire Hannah Schied e ha visto che non c'era nessuno ad aspettarla. E non c'era neanche un taxi. Non c'era neanche un taxi. A quell'ora sono sempre scarsi. Dunque l'ha seguita in macchina, le si è accostato e si è offerto di accompagnarla a casa sua. Sì, le ho detto salga, venga, venga, l'accompagno a casa sua. E lei è salita. Immediatamente, e mi ha anche detto che era stata fortunata a incontrare me. Fortunata no. Quanta strada ha fatto? Dopo 100 metri mi sono fermato. E ho detto, è sicura che la stia accompagnando a casa sua. E subito dopo l'ha uccisa. Ecco. Harry, in questo momento ho spiegato al giudice perché non arrestiamo il ragazzo. Ah sì, ma la confessione? Un misto di fantasia e di verità. Vada pure a casa. Che cosa? Lei non ci serve più. No. No. Beh, giorno. Giorno. La polizia non ha voluto credergli. Anche se continuano a pensare che l'assassino sia qui, che faccia parte della famiglia. L'aveva quasi già dimenticata, lo capisci? Già. Ma ora è come se fosse qui, perché lui pensa che l'abbia uccisa uno di noi. C'è un altro omicidio. Una ragazza strangolata e gettata da una macchina. Cosa? Sì, è stata trovata poco fa. Dove? Non lontano dal luogo dove fu trovata strangolata Hannah Schied. Aveva una sacca con della roba sportiva dentro. Per l'aerobica? Sì. Sai che vuol dire? Sì, lo so. Abbiamo sbagliato tutto cercando l'assassino in famiglia. Era un errore. Accidenti, Harry, questo l'ho capito. So contare anch'io fino a 3. Aspetta. Io so contare anche fino a 4. Un'altra ragazza è stata uccisa allo stesso modo. Cosa? Perdonami, Antonia. Ti prego, perdonami. Io ho pensato cose che non avrei mai dovuto pensare. Chi altri c'è a casa? Salve. Ho sentito arrivare gente. Da dove viene? Ma da sopra, ero in camera mia. E dov'è suo suocero? Deve essere lui. Non è così facile commettere un omicidio, vero? Io volevo solo aiutarti. Adesso vi racconterò come è stato commesso il primo omicidio. È soltanto una mia supposizione, ma credo che la cosa si è effettivamente andata così. Salga, l'accompagno. Signora Hauser. Venga, le do un passaggio.
Il secondo omicidio l'ha commesso suo suocero. Un omicidio ancora più insensato del primo, il quale però aveva un movente, sia pur discutibile. La gelosia o l'amore, se vogliamo. Ma questo secondo omicidio serviva solo a sviarci. Insensato, immotivato, cinico. Un delitto disumano. Berger, qui è Derrick. Manda subito una volante. Villa Hauser.